Umbertide conserva un patrimonio artistico e monumentale di tutto rispetto. La presenza di artisti rinascimentali come Luca Signorelli, Bernardino Di Betto, detto Pinturicchio, e Nicolò Circignani, detto Pomarancio, fanno di questo antico borgo una città d'arte che vale una visita accurata. È qui che questi artisti hanno lasciato opere importanti che sono conservate nei musei cittadini e nelle antiche chiese di cui è ricco il centro storico. La chiesa di Santa Croce, trasformata dal 1998 in museo civico, si trova nella bellissima piazza San Francesco ed è il risultato di una serie di interventi di ampliamento nel corso dei secoli. Le prime notizie storiche risalgono al lontano 1338. La piccola chiesa originaria era ubicata dove oggi è situato l'altare maggiore e fu ingrandita per la prima volta intorno al 1554-1556. Nel 1632 iniziarono i grandi lavori di ampliamento che hanno portato la piccola chiesa ad assumere la conformazione attuale. L'opera più importante al suo interno è la deposizione dalla croce del 1516 di Luca Signorelli, uno dei maestri del Rinascimento italiano, collocata ancora oggi nella sua posizione originaria sull'altare maggiore all'interno della preziosa mostra lignea realizzata d'intaglio ed ultimata nel 1619 da Gian Pietro Lazzari di Sant'Angelo in Vado, che si avvalse dell'aiuto degli artisti frattegiani Muzio Flori e Bernardino Sermigni per la stesura del colore e la doratura del legno di pioppo. Sugli altari minori sono collocate opere di minor pregio, ma sempre interessanti, mentre su una balaustra laterale all'altare maggiore si trova un bellissimo organo recentemente restaurato, realizzato nel 1837 da Angelo Morettini. In una sala annessa alla chiesa si può ammirare la Madonna con il Bambino in gloria tra angeli e santi, grande pala realizzata nel 1577 da Nicolò Circignani, detto il Pomarancio. L'opera era collocata nell'altare maggiore della chiesa di San Francesco, dedicata a Sant'Andrea, e lì è rimasta fino al 1906. La Rocca, imponente fortezza trecentesca che domina sul centro storico, dal 1991 è la sede permanente del Centro per l'Arte Contemporanea. Dopo numerose mostre, iniziate nel 1986 con quella dedicata a Caglie Leoncillo alle ceramiche Rometti di Umbertide, il Comune ha pensato di costituire una raccolta pubblica di arte contemporanea, il cui asse portante è rappresentato dai progetti espositivi e che cercherà di documentare ambiziosamente i linguaggi e percorsi dell'arte di questi ultimi anni. Il nucleo originario di questa collezione è costituito da 19 opere donate al Comune dal concittadino Giovanni Ciangottini, pittore e gallerista di fama nazionale, scomparso qualche anno fa, che era molto legato alla sua città e alla terra umbra. Nel corso degli anni il centro ha ospitato numerose mostre di livello nazionale, molto apprezzate dai visitatori. Altre opere d'arte sono conservate nelle chiese cittadine, che comunque meritano di essere visitate per la loro bellezza storica. La chiesa di Santa Maria della Reggia, più conosciuta come Collegiata, imponente tempio ottagonale dedicato alla Maria Vergine della Reggia, sorse nella seconda metà del XVI secolo, in prossimità dell'omonimo torrente. I lavori furono diretti dapprima dagli architetti Galeazzo Alessi e Giulio Danti, poi nel 1583 da Bino Soti, Mariotto da Cortona, Rutilio e Bernardino Sermigni. La cupola originaria fu ricostruita agli inizi del 1600. Nella chiesa è conservata la Trasfigurazione di Cristo di Niccolò Circignani, detto il Pomarancio. Interessanti gli altari impreziositi da varie opere d'arte e il pregevole fonte battesimale del Cinquecento. La chiesa e il convento di Santa Maria della Pietà si trovano immediatamente a ridosso del centro storico. La chiesa fu costruita nel 1486 con il contributo di Bartolomeo Dinello Burelli di Fratta. Sulla lunetta del portale si può ammirare un affresco del Pinturicchio del 1504, di cui la chiesa ha ospitato fino al 1814 un pregevole quadro raffigurante l'incoronazione della Vergine del 1502, quadro che oggi si trova nella sala settima della Pinacoteca Vaticana.
La chiesa di San Francesco fu scelta come propria sede dai francescani che si erano insediati qui a partire dal 1200, nel cosiddetto terziere della Greppia. Di origine trecentesca, custodiva il dipinto del Pomarancio, la Madonna con Bambino in gloria tra angeli e santi, e la statua lignea del San Rocco, che ora si possono ammirare nel Museo Civico di Santa Croce. La chiesa di San Bernardino nacque come oratorio, ma il periodo di costruzione non è ben definito, perché fino ad oggi si credeva fosse del 400, ma recenti lavori di restauro e ristrutturazione hanno dimostrato che forse essa venne costruita su una chiesa d'epoca precedente. La tradizione vuole che sia stato San Bernardino stesso nel 1426 a fondarvi la Congregazione del Buon Gesù. Conserva nell'altare maggiore il dipinto di Muzio Fiori la Cena degli Apostoli del 1602, nonché una statua in legno sorbo di San Bernardino attribuita al Vecchietta, forse del XVI secolo. Qui è sepolto il famoso cantante lirico umbertidese del XVIII secolo Domenico Bruni. Nel proprio patrimonio artistico la città include anche il legame secolare con la ceramica, la cui evoluzione arriva fino al Novecento grazie alle ceramiche Rometti, che innestano nella tradizione locale lo scatto creativo della modernità e che oggi sono ammirabili nella omonima galleria collocata nella sede della Fabbrica Moderna. Qui i pezzi unici degli anni 30, quando nell'antica manifattura lavoravano giovani promesse dell'arte nazionale come Cagli, Leoncillo, Di Giacomo, Dante, Baldelli, si incrociano con le opere di affermati designer italiani e stranieri che hanno firmato la produzione dal 2000.